È una partita importante perché incontriamo l'Avellino, che è una squadra che con noi e con altre 5-6 squadre lotterà fino alla fine per le prime posizioni. Ha avuto un inizio con qualche battuta d'arresto, ma è un organico di primissimo livello. Lo confermano anche le ultime sue prestazioni e gli ultimi suoi risultati. E quindi noi abbiamo massimo rispetto dell'Avellino, però stiamo bene, abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo recuperato le energie dopo la fatica infrasettimanale di Coppa Italia, i ragazzi stanno bene e quindi abbiamo preparato bene la gara e quindi ci arriviamo sufficientemente bene. Ma l'insieme di squadra, perché è una squadra con dei valori sia dietro che nel reparto avanzato. Adesso hanno qualche, non so se recupereranno qualche giocatore, però davanti è un giocatore importante, in mezzo al campo è un giocatore di esperienza, di qualità, di struttura anche. E quindi è un insieme che fa sì che l'Avellino, non lo dico io, ma l'avete detto tutti voi, l'abbiamo detto tutti noi, è una squadra che è attrezzata per le zone alte. Il blasone stesso, la città, la tifoseria lo richiede, lo impone. Siamo appena la sesta, abbiamo fatto 6 partite, quindi ce ne mancano ancora 32, quindi il campionato completamente, siamo all'inizio, quindi l'Avellino sicuramente sarà una squadra che alla fine arriverà nelle prime posizioni.